In Abruzzo, prima del lockdown, i dati di Unioncamere certificavano la presenza di 32.000 aziende nel settore dell'artigianato e 50.000 unità nella compagine del commercio, impegnando una forza lavoro pari a 170.000 addetti. Casartigiani Abruzzo nei prossimi mesi prevede che molte delle imprese saranno costrette a ridurre la propria attività, se non anche il personale, oltre ad aggravare la propria posizione debitoria, se non addirittura a non riaprire. La Regione Abruzzo è chiamata ad intervenire con urgenza. Dottor Montebello, 32.000 aziende artigiane in Abruzzo, molte di loro forse non riapriranno. Cosa chiedete alla Regione? Una maggiore attenzione, stiamo vedendo la Regione non proprio attenta alle esigenze delle piccole e medie imprese. Come abbiamo detto prima, ci sono 80.000 imprese fra artigianato e commercio, circa 200.000 addetti, quindi se purtroppo tantissime aziende sono chiuse. Abbiamo chiesto degli interventi che poi sono stati fatti anche in altre regioni. Per esempio la regione Campania ha stanziato 2.000 euro che si fanno ad aggiungere ad ogni artigiano commerciante che già percepisce le 600 euro dello Stato. Quindi insomma ecco questi interventi qui, un piccolo microcredito veloce di 10.000 euro proprio cash per la liquidità, ma di facile erogazione, non con tutti i problemi che stanno avendo il decreto liquidità. E poi stavo anche dicendo alla regione che in Emilia Romagna, per esempio, una regione che fa sempre un po', fa un po' la storia dei rapporti tra regione e Stato centrale, sono stati attivati i finanziamenti a favore dei confini che hanno sempre avuto un ruolo positivo nell'erogazione del credito alle imprese. Senta, dottor Montebello, lei è di Giulianova, ecco, il turismo, come lo vede quest'estate? È tutto l'indotto poi? Il turismo ci preoccupa veramente tanto, perché soprattutto la nostra provincia, la provincia di Teramo, ma anche l'Abruzzo è oramai basata in tutto sull'economia turistica. E non nascondo di aver visto anche ieri sera in televisione insomma, delle soluzioni che si stanno mettendo in atto per avere una stagione almeno sufficiente. Io stamattina ho incontrato anche dei balneatori qui a Giulianova, quali, devo dire la verità, non li ho trovati profondamente preoccupati, hanno già in mente qualcosa, penso nel distanziamento tra gli ombrelloni di superare il problema, quindi non ci saranno quei brutti boxing plexiglass che abbiamo visto. Io ritengo che sia fondamentale, sicuramente la domanda interna italiana non andrà all'estero, quindi sarà dirottata verso una delle nostre zone e io credo che l'Abruzzo, avendo anche alla fine, insomma, in particolare la zona della nostra provincia teramana, anche un problema molto basso per quanto riguarda questa pandemia, insomma dei contagi molto bassi, io ritengo che possono essere scelti da queste famiglie che verranno dal nord. Casartigiani Abruzzo resta in attesa dal governo regionale di una risposta celere alle esigenze delle piccole e medie imprese, una risposta significativa e sgravata dal peso della burocrazia che in questo particolare momento sarebbe letale per le aziende.